una partita della Samba nei dilettanti dopo quasi 5 anni e mezzo. Era il 1 maggio 2016, Samba e Chieti 1-2, sconfitte in dolore. I rossoblù erano già stati promossi nei professionisti dopo 7 anni ad aprile. L'estate più strampalata di sempre ha fatto risprofondare la Samba all'inferno. Il Rivera delle Palme, riaperto per le due gare interne del Porto d'Ascoli, si prepara ad accogliere la squadra di Massimo Donati a distanza di 4 mesi e mezzo dal Samba Feralpi Salò 0-0 che ha sancito l'addio alla Lega Pro prima del fallimento. Domani ecco Samba e Canatese alle 15, Samba davanti ai propri tifosi dopo le trasferte perse di Roma col Trastevere e Chiuggi contro l'Atletico. Servono punti per evitare di accumulare altro ritardo. L'obiettivo dichiarato da Roberto Renzi è vincere subito, ma l'inizio ha già fatto capire che sarà complicato. Se non altro, a sorpresa, Luca Lulli ci sarà. Il centrocampista, espulso a Fuggi, sconterà la squalifica domenica col Porto d'Ascoli. Il comunicato ufficiale della LND, infatti, sarà pubblicato solo domani pomeriggio. Stranezze della Serie D. Ancora fuori, invece, Amato e Angiulli, col capitano da regolamento disponibile dal 22 ottobre. Non al meglio Varga, che ripartirà dalla panchina. Donati cambierà qualcosa rispetto al 2-0 con l'Atletico, probabilmente non il portiere a Brandini, che pure si è reso protagonista di una topica colossale. A sinistra Lorenzoni potrebbe essere preferito a Miruku. Isacco dovrebbe riprendersi il posto a centrocampo a scapito di Amoruso. Sull'esterno avanzato ballottaggio Fabretti Pugni, in attacco staffetta Mendicino De Serra. Insomma, anche stavolta, in attesa dei forzi over, in campo 6 under rispetto ai 4 obbligatori. Per la Recanatese di Giovanni Pagliari vale il discorso fatto per la Samba con Lulli. Sbaffo, autore della doppietta col Montegiorgio, che ha regalato la prima vittoria ai leopardiani dopo la batosta col Tolentino, sconterà la squalifica domenica. Domani invece c'è curiosità per vedere la risposta del pubblico rossoblù. Renzi, dopo i disastri estivi, ha tenuto i prezzi bassi. 5 euro la curva, 1 euro per under 12 e possessori di supporter e fidelity card. Botteghini chiusi, biglietti solo in prevendita. Gli ultras della Samba, come molti gruppi italiani che protestano contro le restrizioni legate al Covid, non dovrebbero entrare nemmeno a Riviera.